Ciao a tutti, siamo qui per realizzare finalmente la seconda parte del video dopo l'anteprima che abbiamo visto la settimana scorsa. E andiamo ora a vedere esattamente come installare tutto il sistema della tenda All Home Mesh Wi-Fi System, i tre cubotti che abbiamo già visto nell'anteprima, nel mio soggiorno, partendo dal modem che vedremo dopo da sopra, il modem router, isolando quindi la Wi-Fi principale, dando a loro la gestione di tutta la Wi-Fi domestica, fino all'installazione nei vari punti della casa dei, chiamiamoli, dispositivi di rilancio di quello che è il segnale. Successivamente con l'installazione degli altri dispositivi per fare quello che è la nostra Wi-Fi Mesh in tutta la casa. E prima di installarli però faccio un piccolo controllo con lo smartphone in tutti i vari locali principali della mia casa per vedere effettivamente quanto questo segnale sia in questo momento purtroppo scarso, e successivamente vedremo, grazie a loro, quanto il segnale invece diventa più corposo e più forte. Test, sono già agganciato alla Wi-Fi e verifichiamo. Subito con speed test, con l'app speed test, la velocità in questo momento della Wi-Fi. Disattiviamo i dati. E verifichiamo subito sia ping che velocità della nostra Wi-Fi. Ok, questo è il dato del teoricamente il locale con più segnale, in quanto è il locale dove è presente il modem. Intanto mi sto muovendo. Perfetto. Ok, adesso mi sposto da questo locale a un altro locale che è, nel mio caso, la cucina, che è divisa da un muro, semplicemente un muro perimetrale. In cemento armato, ma è un muro perimetrale. Ok, infatti il segnale è notevolmente più basso. Siamo quasi alla metà di quello precedente. Ok, intanto mi sposto in un altro locale. Intanto sto andando verso quello che è lo studio, che è diviso da due pareti, diciamo, perimetrali, una dall'altra. Grazie a Dio io qui ci lavoro con il cavo collegato direttamente, non in Wi-Fi, ma vediamo qui la differenza del segnale. In questo momento sto testando la 2,4, ovviamente non la 5, anche perché qui potrei avere dei problemi anche con la 5. Come vedete è molto addirittura più basso rispetto al precedente. Ora mi dirigo verso un altro dei locali, che è la camera da letto, che è quella proprio più, diciamo, estrema come tipo di ricezione del segnale, in quanto è la zona nuova della casa, quindi parliamo di tre pareti in mezzo, con due pareti addirittura in cemento armato, con tutto il perimetro della camera tutta in cemento armato, quindi è proprio un bunker per quanto riguarda il segnale Wi-Fi. Infatti andiamo a vedere in questo caso come viene raggiunta, se viene raggiunta ovviamente, dal segnale Wi-Fi. Lunghissimi tempi di risposta, come vedete. Perfetto, quindi non riesce nemmeno a raggiungere. Ci riproviamo. Qui me l'aspettavo, perché spesso i dispositivi che ho si scollegano in quanto non riesce a essere raggiunto dalla Wi-Fi. Questa è proprio una posizione.
sensazione terribile, ripeto, fa veramente veramente fatica a raggiungere qui il segnale, spesso si scollegano i dispositivi. Ok, infatti, come confermato, 0,04 è proprio praticamente inesistente. Adesso mi reco nell'ultimo locale per verificare a questo punto questa posizione, dove ho spesso problemi con la ricezione della Wi-Fi. Ci proviamo, vediamo in questo punto come va. Dovrebbe essere a cavallo più o meno tra quello che è il locale precedente e lo studio per la quanto concerne la Wi-Fi. Infatti molto ballerino, molto altalenante. Praticamente 0,4 è proprio appena sufficiente per collegare un piccolo apparecchio e nient'altro. Ok, adesso andiamo a collegare quello che sono i nuovi router, i nuovi router Wi-Fi Mesh, e vediamo la differenza di segnale nella casa. Come avete visto dai benchmark, la situazione è veramente, veramente tragica. Ora vediamo, cominciamo ad attaccare subito là sopra il primo dei due dispositivi, quello che poi farà da master di tutto quanto il lavoro, e poi andremo subito a collegare almeno il secondo dispositivo, che è quello che poi darà il grosso della rete sulla parte posteriore della casa, e speriamo che otterremo un risultato decisamente migliore, sicuramente credo, di quello che è il suo wifi standard. In questo momento la prima cosa che dovrete fare è disattivare tutte le wifi che avete sul vostro modem, quindi disabilitare il SID della 5 GHz se l'avete abilitato e quello della 2,4 GHz, ma andrà proprio disabilitato. Io l'ho appena fatto dall'app del modem e in effetti ho già tutti i dispositivi ormai offline, da quello che è la parte di controllo domotico fino ad arrivare a tutti i dispositivi connessi. Facciamo una prova subito. Alexa? Il tuo dispositivo è offline. Per connetterti, fai scorrere le dita dal lato dello schermo verso il basso. Poi Alexa, impostazioni. Stop. In pratica è tutto scollegato dalla Wi-Fi. Cominciamo subito ad attaccare il primo dispositivo. Primo dispositivo con il suo alimentatore e con il suo cavo di rete. Vi ricordo che questo andrà collegato alla presa WAN e direttamente alla LAN del modem. Ok, primo dispositivo collegato, l'ho collegato già al modem scollegando tutti i cavi che c'erano già dietro collegati al modem, in modo da poterlo rendere a questo punto l'unico punto di accesso a quello che è la rete per quanto concerne la Wi-Fi di casa, e ora andiamo subito a configurarlo dall'app direttamente della tenda nuova. Eccoci, questo è lo studio, è il retro dello studio, e ripeto, il mio computer è collegato direttamente con un cavo di rete al modem principale, quindi questo problema non si pone per quanto concerne in questo locale la Wi-Fi. Ma ora a collegare l'alimentatore alla presa che è sotto UPS e colleghiamo anche l'apparecchio. Precedentemente avevo detto che volevo collegarlo con il cavo al modem, ma in realtà in questo caso non voglio collegarlo, perché voglio renderlo libero di poterlo spostare dove praticamente voglio all'interno di dei miei locali, quindi senza vincolarmi alla distanza che potrebbe esserci eventualmente allo switch. Ok, adesso abbiamo collegato e andiamo a vedere nella nostra app cosa succede. Vediamo subito. Quindi a questo punto andiamo a selezionare prossimo. Acconsento.
vediamo se trova. Facciamo un nodo secondario. Dovrebbe rilevarlo, infatti qui sta già lampeggiando il LED in verde e ha agganciato il nodo secondario. Qui. Ora andiamo subito a verificarlo, lo vedo online. E a questo punto provo direttamente qui, chiuso in questo locale in questo momento, il mio speed test come precedentemente avevamo fatto dall'altra parte. Mi ricordo che qui prima, se non ricordo male, ero a scarso 1, come download, l'upload era praticamente invece già inesistente. Ora voglio verificare che anche nell'altro ultimo locale dove non c'era proprio segnale la situazione se è migliorata oppure no. Se non è migliorata, questo andrò semplicemente a spostarlo da questa posizione in un'altra posizione per avvicinarmi il più possibile a questo punto al famoso locale dove non ho quasi praticamente segnale. Ok, eccoci qui adesso a fare lo stesso identico test che abbiamo fatto precedentemente con la vecchia Wi-Fi. Allora, ho appena terminato di installare i due dispositivi, uno nel soggiorno subito collegato direttamente al router del mio operatore internet, disattivando, come vi ho detto, appunto la Wi-Fi principale, che è la sua Wi-Fi. Ora andiamo subito al test. Questo è il test del soggiorno. In questo locale noi abbiamo già la presenza di uno dei cubi. Direi già il download ci fa vedere una notevole differenza rispetto al test precedente. E l'upload, diciamo che raggiunge comunque il livello massimo che anche precedentemente aveva. Adesso mi sto spostando nel secondo locale, che è la cucina, che è l'altro locale dove avevo rilevato dei problemi di connessione. E vediamo in questo caso invece quanto ci viene dato dalla nostra Wi-Fi Mesh. Direi che praticamente quasi non abbiamo alcun tipo di differenza. Siamo distanti in questo momento quasi, sono esattamente 4, 5, sono 10 metri circa dal primo cubo di distanza. Ora mi sposto e vado in un altro di quei locali che risultava un pochettino complicata la connessione, che è la cameretta della bambina, la cameretta di mia figlia, dove praticamente, dovuto a due pareti di cemento armato che sono una scala che praticamente va sulla parte superiore, sulla mansarda della casa, anche qui la connessione era praticamente bassissima, veramente quasi ridicola. Qui siamo anche qui a distanza di circa 10-11 metri dal primo cubo, ma qui già abbiamo anche già la vicinanza del secondo cubo, che all'incirca anche qui sono 10 metri, più o meno 10-12 metri dal secondo cubo. Ora andiamo nello studio, che è l'altro locale dove a questo punto è completamente distante dal primo cubo, ma in realtà è dove ho posizionato l'altro dispositivo, l'altro cubetto. Vediamo qui la situazione, credo che comunque qui non avrà alcun tipo di problema, infatti si rispecchia i 18 megabit che ho praticamente anche nell'altro locale. Qui dal primo cubo siamo distanti, sono 3, 6, 9, 10 metri, 10-12 metri, con in mezzo tre pareti in cemento armato. E abbiamo invece qui però il cubo di rilancio con un LED verde, quindi comunque ha una notevole
forza come segnale. E adesso andiamo nel punto dove, come avete visto nel video precedente, nella rilevazione precedente, pardon, avere 0,02 di velocità, proprio nello stesso identico punto, vediamo qui, che sono a 8 metri, 10 metri circa dal secondo cubo come distanza. Vi ricordo che qui era 0,02, cioè in questo momento ho addirittura 18 megabit di velocità. Adesso andrò nell'ultimo locale, che è praticamente l'ultimo locale in fondo alla casa, quindi dista esattamente 12 metri dal secondo cubo, circa 20 metri dal primo cubetto. Secondario, però in mezzo ho praticamente esattamente due solette in cemento armato. Comunque, ragazzi, che risultato! Ok, abbiamo terminato finalmente l'installazione.
Devo dire che l'unica difficoltà che ho avuto è che avendo io il modem router pieno, completamente, le porte erano piene di cavi per i vari collegamenti che ho in tutta la casa, quindi anche del, diciamo, di quello che sono la parte di telecamere, domotica, il computer e tutto il resto, l'unica difficoltà che ho trovato inizialmente era quella, quindi dover staccare i cavi, ricollegare i cavi a uno switch che avevo già comunque acquistato, vi lascio qui sotto, uno switch normalissimo della TP-Link, 8 porte gigabit, e ho fatto semplicemente il giro dei cavi, ho collegato i cavi lì e poi a questo punto ho collegato direttamente il primario al modem. E sono rimasto impressionato dalla velocità che in questo momento ho praticamente nella wifi domestica. Non ho perso praticamente nulla di segnale, anzi in alcuni punti, come avete visto anche dagli speed test che vi ho fatto vedere dal cellulare, ha raggiunto delle quote altissime, ovvero da 0,09 siamo passati a 17, se non ricordo male, 94 che ho visto poco fa, e dove avevo, vediamo un attimo, dove avevo invece 3 megabit è comunque 17,94, quindi praticamente il massimo di quello che è in questo momento la mia rete domestica. E la copertura è veramente, veramente fantastica, tanto che uno dei dispositivi è ancora qui dentro, non ho avuto modo di installarlo perché con due sono riuscito praticamente a coprire tutto quanto quello che è in questo momento il primo piano della mia abitazione. Dovrò verificare adesso sotto e sopra per vedere se effettivamente tutto viene raggiunto in modo corretto, senza avere buchi o senza avere punti dove non viene raggiunta la wifi, anche in previsione di tutto quello che è l'estensione della parte di allarmi wifi collegate e tutto il resto. Devo dire che l'acquisto è stato davvero davvero ottimo, non avevo dubbi visto comunque tutte le recensioni positivissime che ho visto su internet, e ve lo posso solo consigliare. A questo punto vi ricordo che non mi è stato dato in omaggio oppure come prodotto da sponsorizzare, ma è stato da me acquistato con i miei soldi, quindi potevo fare una recensione sia positiva che negativa. In questo caso è estremamente estremamente positiva. Fantastico, ve lo consiglio se avete problemi di connessione o avete wifi da condividere magari su più livelli nella casa, e in questo momento, per esempio, come nel mio caso precedentemente che vi ho fatto vedere, la wifi era veramente scarsa o insufficiente. Detto questo, io vi saluto, vi ricordo come sempre, se non l'avete ancora fatto, di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella per non perdere d'ora in poi tutti i video che andrò a pubblicare sul mio canale YouTube. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima recensione.